Un saluto a tutti i videoascoltatori. Sono Riccio Luigi, una prima nazionale con un Elo FIDE di 1921 punti al momento in cui sto registrando questo video, che è oggi, 1º maggio 2015. Lascio la mia email, che è vivagliscacchi@virgilio.it, per chiunque volesse esprimere opinioni, pareri, darmi suggerimenti, fare richieste in merito a questo video. Allora, comincio a dire subito che l'idea della realizzazione di questo video, che è essenzialmente il commento dell'undicesima partita del match mondiale del 1972 tra Boris Spassky, il campione in carica, e lo sfidante Bobby Fischer, non è mia, ma è una richiesta che mi è pervenuta via email, all'email che io ho dato, da parte di uno scacchista. Questa persona mi ha chiesto di commentare appunto l'undicesima partita del match mondiale tra Fischer e Spassky del 72. Ovviamente mi fa piacere accettare la richiesta. E devo confessare che in un primissimo momento non ricordavo quale fosse la partita in questione. Poi, chiaramente, andandola a vedere, mi sono subito, diciamo, ricordato qual era. E ho apprezzato in prima battuta la richiesta. Perché oltre ad essere una delle più belle partite dell'intero match, fu anche, diciamo, l'ultimo colpo di coda del grande campione russo che, vincendo questa partita, poteva ancora sperare di raddrizzare un match che oramai era perduto. Non è mia intenzione parlare del match in sé, in quanto altro che alcuni minuti o un video. Occorrerebbe un vero e proprio videocorso. Quello che preferisco limitarmi a dire è che ci sono tantissimi libri dedicati a questo campionato mondiale e che è certamente il più famoso e discusso di tutta la storia degli scacchi, non solo per motivi scacchistici, è già questo, diciamo, basterebbe, ma soprattutto per motivi geopolitici. Si era in piena guerra fredda e questa sfida tra i due campioni era vista praticamente come una sfida Russia contro America. Basti pensare che questo match fu denominato match del secolo, quindi già questo fa capire tutto. Allora, questa partita, io ho già detto, è l'undicesima del match tra Spassky e Fischer ed è valido per il campionato del mondo del 1972 che fu giocato nella capitale islandese di Reykjavik. Allora, questa è l'undicesima partita. Dopo 10 partite, Fischer è in vantaggio di ben 3 punti e visto che il match prevedeva come vincitore colui che avrebbe fatto più punti al meglio delle 24 partite, in caso di 12 pari, Spassky, secondo il regolamento, sarebbe rimasto campione del mondo come era usanza. Era chiaro appunto che Spassky doveva assolutamente giocare in modo energico e aggressivo per tentare di ribaltare le sorti di un match che oramai appariva già segnato. Per concludere, dico solo che la vittoria di Spassky in questa undicesima partita, quindi vi anticipo che la vittoria sarà di Spassky, che stiamo andando ad analizzare, fu per il russo il canto del cigno, il suo canto del cigno, perché pattò la successiva partita e perse la 13ª, quindi Fischer tornò in vantaggio di 3 punti dopo 13 partite. Dopodiché seguirono 7 partite di fila e nella 21ª ed ultima partita, in una siciliana in cui Fischer giocava con il nero, si aggiudicò Bobby Fischer matematicamente il titolo di campione del mondo con 3 partite di anticipo. Allora, la partita in esame si trova nell'informatore 14 ed è la numero 503. Per chi avesse l'informatore, si trova a pagina 187. Allora, Spassky gioca col bianco. La partita fu giocata il 6 agosto 1972 ed è classificata con un eco, con l'eco. Eco sta per Enciclopedia Chess Opening, cioè l'enciclopedia delle aperture, B97. Allora, Spassky apre 4, Fischer risponde con la sua mossa preferita, la difesa siciliana. Spassky chiaramente cerca di giocare, anzi gioca la variante aperta, proprio perché deve giocare per l'attacco e deve giocare le varianti principali per cercare di vincere questa partita. Fischer gioca D6, diciamo la mossa più usuale, e 6 fu invece il tratto che utilizzò nella 21ª partita, che poi lo vide prevalere, con la quale conquistò il match mondiale. D4, chiaramente Spassky apre al centro per giocare la variante più principale, più aggressiva. Dopo C per D4, cavallo F6, cavallo C3 per difendere ovviamente il pedone E4.
A 6 siamo nella cosiddetta variante Neidorf della difesa siciliana, probabilmente la più teorizzata in assoluto della siciliana. Forse solo il del dragone, quella che si ottiene con G6, è altrettanto analizzata. Vabbè, ma a noi questo adesso non interessa. A6. A questo punto esistono una miriade di alternative che chiaramente io non prendo in considerazione, altrimenti ci allargheremmo troppo. Posso solo così dire, giusto per dire qualcosa, che alfiere C4, il cosiddetto attacco Fischer-Sozin, era l'arma preferita da Bobby Fischer col bianco, mentre invece alfiere 2, dall'apparenza, e sottolineo apparenza, più tranquilla, è stata sempre l'arma preferita da Anatoly Karpov, contro chiaramente la Neidorf. Spassky gioca alfiere G5, ovviamente avendo necessità di vincere in virtù dei 3 punti di svantaggio e naturalmente giocando anche con i pezzi bianchi, il russo sceglie una delle mosse considerate più aggressive contro la Neidorf, ed è una scelta chiaramente da un punto di vista logico ineccepibile. Allora, questa mossa giocata da Spassky serve a vari scopi. Inizialmente attacca il centro e la casa D5. Voi direte, ma come fa alfiere G5 ad attaccare la casa D5 bianca? E l'attacca, perché in realtà l'alfiere G5 minaccia di cambiare il cavallo F6. E il cavallo F6 sta controllando la casa D5. Quindi alfiere G5, minacciando la presa in F6, indebolisce la casa D5. Ecco perché c'è anche un attacco sulla casa D5. Inoltre minaccia di danneggiare la struttura pedonale del nero, prendendo in F6, perché se adesso la struttura pedonale resta questa e Spassky giocasse alla successiva alfiere per F6, è chiaro che la struttura pedonale del nero sull'ala di re verrebbe compromessa. Attacca, anche se al momento, diciamo, in maniera molto lasca e indirettamente la donna in D8, e sviluppa un pezzo sull'ala di donna. Quindi, diciamo, un'idea del bianco potrebbe essere giocare donna D2 e arroccare lungo per poi imbastire un violento attacco sull'ala di re, qualora chiaramente il re nero decidesse di arroccare sull'ala di re. Così, giusto per dire, nella Neidorf A6 l'idea del nero è quella di spingere in E5 controllando la casa B5, che altrimenti sarebbe meta di un pezzo leggero bianco e quindi creerebbe molti problemi al nero. Ora, dopo alfiere G5, però, E5 comincia a essere debole, diciamo è una mossa considerata inferiore dalla teoria, perché indebolisce irrimediabilmente la casa D5, considerando che il bianco ha già l'alfiere G5 pronto a cambiarsi col cavallo in F6. E infatti Fischer gioca la principale, E6, che è la più naturale. Il nero controlla la casa D5 e si prepara a sviluppare l'alfiere F8 in E7, e magari poi arroccare lungo, e contemporaneamente schioda l'alfiere F6, che ora chiaramente dopo E6 è inchiodato sulla donna D8. Spassky gioca F4, che è, diciamo, la mossa principale della teoria. Un'idea poteva anche essere giocare donna D2, seguita poi, diciamo, dall'arrocco lungo. Però, diciamo, F4 è un'altra idea. Perché? Perché vuole giocare dopo F4 la donna in F3, facendo pressione non solo sull'ala di re del nero, ma anche sulla grande diagonale bianca H8, H1, A8. E inoltre i pedoni in E4 e in F4 possono effettuare un qualche sfondamento in futuro. Allora, il nero qui ha varie alternative. Fischer decide di giocare donna B6, che è la cosiddetta variante del pedone avvelenato. In pratica il nero vuole impadronirsi molto semplicemente del pedone B2, guadagnando materiale. Esistono varie mosse, più tranquille certamente, che danno luogo a varianti meno taglienti, meno aggressive, meno critiche. La principale è alfiere 7, che tra l'altro Fischer giocherà nella 15ª partita del match che termina patta. Ovviamente Fischer non volle più giocare questa variante dopo questa, diciamo, sconfitta che ebbe. Un'altra possibilità, sempre più tranquilla, è cavallo Bd7. Invece una variante un po' più aggressiva è B5, la cosiddetta variante Poliugaeschi, che anche questa è una variante molto tagliente.
Si potrebbe giocare anche donna c7 o cavallo c6, quindi come vedete ci sono varie alternative, tutte iperteorizzate dalla teoria. Ad esempio, io so che in italiano, adesso il titolo esatto non mi viene, sembra che il libro sia stato scritto proprio dall'autore della variante Polugajski, in cui c'è un intero libro solo su questa variante. Quindi questo vi lascio immaginare il mare di teoria che c'è dietro questa variante. E colgo l'occasione anche per dire una cosa. Vabbè, Fischer gioca donna b6. Io ho chiesto informazioni all'autore dell'email e quindi della richiesta che mi è stata fatta e l'autore mi ha detto che lui è un dilettante, quindi non fa tornei e gioca tra virgolette per hobby. Ebbene, per quello che può valere il mio consiglio, e mi scuso se non mi è stato richiesto questo consiglio, io sconsiglio fortemente lo studio o l'adozione di questa variante per giocatori che sono da candidato maestro in giù. Cioè, secondo me questa è una variante che dovrebbero giocare e studiare fo da forti candidati maestri in su, perché è una variante molto complessa, super tattica, tagliente, violenta, dove un piccolissimo errore tattico, una mancata conoscenza dell'esatto ordine di mossa può far pendere brutalmente la bilancia da una parte o dall'altra. Insomma, secondo me bisognerebbe cominciare prima con varianti un po' più tranquille, per, ripeto, per persone da candidati maestri in giù, ecco, diciamo sotto i 2000 elo di punti. Ecco, per chi non ha almeno 2000 euro, 2000 punti elo, sconsiglio fortemente l'adozione di questa variante. E qui una piccola polemica da parte mia. Siccome c'è qualcuno che realizza video, ma quando qualcuno gli chiede di fare un video, lui si rifiuta, e fin qua ci può stare, per l'amor del cielo. Però si rifiuta perché? Perché magari il richiedente chiede di analizzare una partita su una variante che il cosiddetto maestro non vuole, non reputa buona, e quindi si rifiuta di realizzare video. Io non sono d'accordo su questo modo di agire. Io penso che se una persona decide di mettere le proprie conoscenze, anche non tutte, una parte, a favore degli scacchisti, sia anche giusto, diciamo, realizzare video su cose che non si ritengono opportune. Chiaramente poi nel video si dice questo fatto e poi ognuno, diciamo, si prende le proprie responsabilità ed esegue le proprie idee. Ad esempio, l'autore dell'email che mi è stata mandata può continuare tranquillamente a giocare questa variante e a studiarla, ci mancherebbe altro. Io ho dato un mio parere, però nel rispetto della persona ho realizzato il video. Qualcun altro magari non l'avrebbe realizzato, dicendo che la richiesta da parte di questo scacchista sarebbe stata scorretta, perché lui, non essendo almeno 2000, questa variante non la deve giocare, quindi il maestro non esegue il video. Ecco, io non sono d'accordo su questa linea. Ecco, io penso che laddove si può bisogna accontentare le richieste, se uno decide di mettere al servizio degli scacchi le proprie conoscenze, e poi però nel video si spiegano le proprie idee. Ecco, questo però era una mia piccola polemica con qualcuno, così, che lascio a buon intenditor poche parole. Allora, dopo donna b6, in questo caso, dopo questa mossa, il bianco può accettare o rifiutare la proposta, diciamo, del nero di catturare il pedone b2. Vediamo prima, diciamo, la variante che Fischer non giocò, quella del che Spassky, chiedo scusa, non giocò, quella del rifiuto della variante del pedone, della variante del pedone avvelenato. Esistono due mosse fondamentalmente. La prima, cavallo b3, la più giocata, un altro è a3. Naturalmente non si può giocare donna b2 per cavallo a4 e la donna è perduta. A questo punto, in genere, dopo a3 il nero prosegue con cavallo c6, minacciando a questo punto il pedone b2, perché cavallo a4 non funzionerebbe, perché cadrebbe il cavallo d4, il nero giocherebbe semplicemente donna per d4. Però è chiaro che a questo punto con cavallo b3 comunque si entra nella variante del pedone avvelenato rifiutato. Spassky chiaramente decise di giocare la variante principale, cioè quella dell'accettazione del gambetto. E allora, dopo don del
di dare a Fischer il pedone. Allora, dopo donna di 2, a questo punto, per la serie, Fischer gioca donna per B2, per la serie, se hai detto A, devi anche dire B. Chiaramente, se il nero ci ripensasse, il bianco molto semplicemente arroccherebbe lungo, ottenendo una posizione molto promettente. Quindi in questa variante, che ripeto, ricollegandomi a quello che ho detto prima, essere molto complessa, tagliente, fortemente tattica, in cui si viaggia sempre sul filo del rasoio, il bianco offre il pedone B2 alla donna nera in cambio di un'accelerazione dello sviluppo del suo schieramento in confronto a quello dell'avversario. Cioè, in sostanza, è vero che il nero guadagna un pedone, ma il bianco si avvantaggia nello sviluppo. Quindi sono due concezioni diverse di percepire e di vedere la variante. Chiaramente il nero, volendo entrare in questa variante, deve mettere in conto la perdita di almeno due tempi per far rientrare la sua regina, il suo pezzo più forte, dall'ala di donna in una zona meno insicura, ed il bianco conta proprio di approfittare di questi tempi. Quindi, come ripeto, sostanzialmente il bianco dona un pedone per accelerare il proprio sviluppo e tentare di intrappolare la donna avversaria, oppure di attaccare repentinamente la posizione avversaria. A questo punto esistono due mosse principali. Spassky giocò cavallo B3, però la più usuale è torre B1, attaccando subito la donna e conquistando la colonna B. Diciamo, Fischer in passato ha già giocato la variante del pedone avvelenato e cavallo B3 gli fu giocata in passato solamente da Matulovic, dallo jugoslavo Matulovic, per giunta in una partita lampo del 1970 che vide Fischer vincitore. Chiaramente tutto questo stando al mio database. Invece tutto il resto dei giocatori con cui Fischer ha giocato questa variante gli hanno giocato torre B1. Chiaramente però la mossa giocata da Spassky, cavallo B3, non è priva di vantaggi, in quanto il cavallo da B3 controlla l'importante casa C5 in inventola alla donna nera, la quale, se non starà attenta, e lo vedremo in questa partita, rischierà di essere intrappolata. Risulta dal mio database che tutte le volte in cui Fischer ha adoperato la variante del pedone avvelenato, gli avversari gli hanno usato sempre questo tratto di torre, ad eccezione della partita che ho detto prima di Matulovic e di Spassky nella settima partita, perché c'è da dire che questa variante, così come la vediamo, è stata già giocata nella settima partita di questo match e finì pat, però vedremo che adesso Spassky introdurrà una novità teorica che all'epoca si pensava essere vincente, in realtà si è dimostrato poi che vincente non è, però chiaramente per l'epoca fu un tratto molto molto forte con cui Fischer andò in difficoltà perché dovette risolvere sulla scacchiera i problemi che gli vennero posti. Allora chiaramente Fischer gioca subito donna 3 e fin qui è come nella settima partita. Chiaramente donna 3 va giocata perché il bianco minacciava già di catturare la donna nera con A3 e torre A2. Quindi, per farvi vedere meglio, dopo cavallo B3, praticamente il bianco minaccia A3 e la donna nera non si può muovere, poi torre A2 e la donna è intrappolata, non ha case di fuga. Quindi, dopo cavallo B3, Fischer giustamente gioca donna A3. Le alternative per il nero sono cavallo C6 o cavallo B di 7. Chiaramente questo sta solo a dimostrare da parte mia l'immensa complessità di questa variante. Ecco perché io la sconsiglio a giocatori non almeno candidati maestri, perché è di una complessità unica. Anche io le analisi che vi farò vedere sono semplicemente gocce nell'oceano rispetto a quello che si dovrebbe studiare e che chiaramente deve studiare il giocatore che intende adoperare. Allora, dopo donna per A3, qui Spassky gioca alfiere per F6, comincia a variare rispetto alla settima partita. Che cosa fa Spassky? Elimina in sostanza l'unico pezzo nero sviluppato adeguatamente e al contempo rende problematico a Fischer l'arrocco corto e anche una spinta dei pedoni centrali che li appunto indebolirebbe fortemente. Nella settima partita Spassky giocò alfiere D3 e si venne a trovare in difficoltà. Dopo alfiere 7, arrocco H6, qua Spassky sbagliò, giocò alfiere H4, diciamo era più forte alfiere per F6. Fischer a questo punto giocò tatticamente come era sua abitudine. Dopo cavallo per E4, alfiere per H4, F5, per F5,
file b5 per b5, cavallo d6, f8, cavallo per c8, cavallo c6, Fischer era in vantaggio, anche se poi la partita, diciamo, finì patta. Chiaramente questa partita si può trovare nello stesso informatore di prima, il 14, numerata con 502, in sostanza la partita è immediatamente precedente a quella che noi stiamo analizzando sull'informatore che vi ho citato, l'informatore 14. Allora, alfiere per f6, g per f6, a questo punto Spassky gioca alfiere e2. Nella partita di Matulovic, che ho citato precedentemente, lo jugoslavo giocò alfiere d3. Spassky gioca alfiere 2. L'idea, in sostanza, è giocare alfiere h5 per minacciare il punto f7. Qui il nero ha due strade. O permette alfiere h5 o lo impedisce. Fischer decise di impedirlo e quindi giocò h5. Adesso, alfiere h5 non si può giocare più. Ora, visto che l'americano perse questa partita, molti nel post partita dissero che questa mossa era dubbia. In realtà è una mossa giocabilissima che il nero può tranquillamente adoperare senza paura, diciamo, di sconfitte a gioco corretto e non è inferiore per il nero. Infatti, successivamente fu usata da Fiorfiori di Gran Maestri. Se il nero avesse voluto adottare l'altra strada, cioè quella di permettere alfiere h5 o quantomeno di dare la possibilità al bianco di giocare qualora quest'ultimo avesse voluto, poteva giocare alfiere g7. Ora guardate qui, questa è solo una parte, diciamo, dell'immensità delle analisi che ci sono, quindi questo per darvi un'idea. Comunque, vediamo qualcosa giusto per alfiere g7, arrocco, cavallo c6, si può anche giocare donna b4, torre f3, cavallo d7, torre d1, donna b6 scacco, re h1, donna c7, come si è avuta nella partita Amduci-Bologan, vinta dal bianco. Dopo cavallo c6, f5, cavallo e5, f per 6, alfiere h5 scacco, re e7, in una partita finita patta nel 1965 tra Velimirovic e Minic. Oppure, se il nero non vuole giocare alfiere d7, può giocare donna b4. Dopo arrocco, c'è alfiere 7, alfiere h5, torre g8, re h1, donna b6, torre a1, re f8, nella Timman Quinteros, giocata nel 73 ad Amsterdam. Oppure, dopo donna b4, arrocco, il nero può giocare f5, e per f5, alfiere g7, ecco, il nero cerca un controgioco sulla grande diagonale nera, torre f3, arrocco, in una partita finita patta tra Nurmi e Spraget nel 1974 a Vancouver. Oltre a 11 alfiere g7, donna b4, esiste anche cavallo c6, in cui si gira il bianco, gioca alfiere h5, si può giocare anche arrocco, alfiere d7, o invece di alfiere d7, cavallo a5, re h1, cavallo per b3, a per b3, donna c5, f5, alfiere d7, nella Luther Timoshenko. Oppure, dopo alfiere h5, il bianco spinge direttamente in d5, e in f5 esiste anche re h1, torre c8, come nella Lichtenegger del 77, o anche alfiere h5, alfiere g7, f5, arrocco, così andò la partita Georgiev-Ribli, vinta dal bianco. Quindi, come vedete, è molto, diciamo, complessa. Quindi, diciamo, ricapitolando, se il nero non vuole giocare h5, la mossa giocata da Fischer, può giocare, diciamo, tre mosse, con l'idea chiaramente di permettere al bianco, qualora questo lo vuole, alfiere h5, che sono alfiere g7, oppure donna b4, oppure cavallo c6. Diciamo, queste sono le tre mosse candidate, su ognuna di quali, diciamo, sono state giocate in passato varie partite da illustri giocatori e quindi tutte vanno studiate e visionate. Allora, dopo h5, Spassky arroccò, cavallo c6. Qui, questa è un'imprecisione probabilmente di Bobby Fischer, era migliore cavallo d7, seguita in alcuni casi da cavallo c5, come suggerito da Timman. Dopo, ad esempio, cavallo d7, ci poteva essere re h1 da parte di Spassky. Chiaramente esiste anche f5, alfiere 7, donna d4, b5, e il nero non ebbe problemi nella Gusenov-Villavicencio del 2001. Chiaramente notate che queste partite sono posteriori a quella che stiamo analizzando. E chiaramente tutte le persone che sono venute dopo
del 72 hanno potuto analizzare questa partita. Oppure donna D4, che fu giocata da Kasparov, I5, cavallo B1, donna 4, C4, B4, B per C4 inferiore, B4, cavallo 1, D2, oppure si può giocare F5 come giocato dal 14enne Kasparov nella Kasparov Zind. Però, ripeto, cavallo 1, D2, c'è alfiere 7 e sembrerebbe essere buona per il nero per pareggiare. Quindi, dopo 13, ripeto, cavallo D7, re H1, H4, si può giocare anche B6, donna D4, cavallo C5 e nero non dovrebbe avere grossi problemi. Comunque H4, alfiere H3, alfiere E7, dove si è vista anche l'idea di ritardare lo sviluppo dell'alfiere F8 e di sviluppare prima l'ala di donna, come nella Luther Kasim-Zanov, ad esempio B6, torre D1, alfiere B7, F5, torre C8. Ecco qui F6, F6, donna D4, e solo ora il russo Kasim-Zanov gioca alfiere E7. Quindi H3, alfiere 7, tornando diciamo al discorso di sviluppare prima l'alfiere F7, torre a D1, B6, donna E3, alfiere B7. Questa si è avuta niente di meno che nella short Kasparov giocata nel 1995, terminata patta. Tornando a noi, dopo cavallo C6, Spassky giocò la mossa forte re H1, il punto esclamativo è di Purdy. Questo tratto tranquillo mette maggiormente a riparo il re bianco ed elimina fastidiosi scacchi intermedi da parte di Fischer. Esiste anche cavallo B1, dove a questo punto la donna può andare in tre case, o nella casa B4, o in quella A4, o in quella B2. Allora, cominciamo a vedere. Su donna A4 ci possono essere varie mosse. C'è ad esempio A3, cavallo E7, con l'idea di tornare con la donna in D7. Oppure ci può essere C4, donna B4, donna E3, chiaramente io non l'ho detto ma è intuitivo, siccome il bianco ha ceduto un pedone è nel suo interesse non cambiare le donne, cioè il cambio delle donne aiuterebbe notevolmente il nero a migliorare la sua posizione. Ora in questa posizione nella partita tra Zilberstein seguì l'errone alfiere G7, però diciamo era meglio giocare da parte di Zilberstein cavallo A5. Oppure ci può essere cavallo C3, sempre sulla variante donna 4 parliamo, cavallo C3, donna 3, cavallo B1, donna 4, donna 3, cavallo A5, cavallo C3, donna 3, cavallo B1, donna 4, A3, cavallo per B3, C per B3, donna D7. Questo per quanto riguarda, diciamo, donna 4. Oppure donna B4, chiaramente il bianco non cambia le donne, donna E3, F5, questa è una mossa forte, perché nella partita Making Tal si ebbe cavallo A5 che è inferiore, tal gioco male, A3, cavallo C4, donna D4, perderebbe, diciamo, cioè su cavallo A5, R, cavallo C4, donna D4, il bianco avrebbe vinto. Ora invece di F5, tal gioco, chiedo scusa, non cavallo A5, ma giocò D5, e per D5, cavallo E7, cavallo C3, cavallo F5, e il bianco, diciamo, sta un po' meglio, ma il nero tiene. Quindi dopo F, la forte F5, ci può essere per F5, D5, F per prende, F prende, C3, donna E7, cavallo 1 di 2, alfiere di 7, cavallo F3 a rocco lungo, ed il nero tiene come nella partita Robatash-Korchnoi giocata a Palma di Mallorca nel 72, per la precisione qualche mese dopo questa partita. Ora, dopo re H1, Fischer gioca alfiere di 7 preparandolo a rocco lungo, però questa mossa è in dubbio, perché Fischer non si sta rendendo conto del pericolo in cui si sta per venire a trovare la sua donna. Ovviamente Fischer non poteva immaginare la novità teorica che Spassky giocherà alla prossima mossa, e quindi col senno di poi possiamo dire che la preferibile è giocare alfiere 7, cavallo B1, donna B4, donna E3, alfiere D8, con l'idea poi di giocare donna B6 e rientrare con la donna, ad esempio 3, donna B6,
o anche invece di alfiere 7 giocare semplicemente cavallo A5. Re H1, torniamo un attimo, alfiere D7, cavallo, invece di alfiere D7 cavallo A5. E se Spassky avesse continuato come partita cavallo B1, sarebbe stata sufficiente al Fischer per pareggiare la forte cavallo per B3. Oppure si poteva giocare invece di alfiere 7, invece di cavallo 5 anche H4, con un possibile esempio H3 alfiere D7, cavallo B1, donna B2, come nella Luther Butcher. Oppure se cavallo D1, alfiere 7, cavallo E3, donna B4. Spassky gioca cavallo B1 che molti commentatori, tra cui Purdy e Gligoric, diedero due punti esclamativi. In realtà dopo questa mossa non è vero che Spassky vince forzatamente. Vinse perché Fischer, lo vedremo, commise un errore. Però certamente fu una grande idea, una geniale idea da parte dello staff del campione del mondo che mise in difficoltà Fischer che non riuscì a risolvere i problemi a tavolina. Tavolino, qual è l'idea di Spassky con questa mossa? Lo scopo di Spassky è far fuggire la rana nera da questa posizione periferica e chiudere in una rete di minacce e di cattura. E inoltre il bianco riconquista il pedone perduto all'ottava mossa e inizia un forte attacco. E a mio parere la bellezza di questa mossa sta proprio nel fatto che Spassky riporta il cavallo nella posizione di partenza, che potrebbe sembrare la mossa di un principiante, invece è la mossa di un campione del mondo. E quindi questo affatto dimostra come a volte le mosse più strane, anticonformiste, quelle che violano i principi, possono anche essere le migliori. E molto spesso ho sentito nei commenti ad alcune partite in cui qualcuno diceva non può mai essere buona una mossa che torna il cavallo nella casa di partenza. E non è vero. In alcuni casi può addirittura essere la mossa più forte, come in questo caso. A dimostrazione che non è una variante vincente, molti anni dopo, Short contro Kasparov giocò cavallo D1, col seguito torre C8, cavallo E3, donna B4, C3. Ovviamente, ripeto, il bianco non conviene in questa variante cambiare le donne. Donna B4, alfiere D3, donna 4, cavallo C4. Partita giocata nel 93 e vinta da Kasparov. Ora, cavallo D1 fu giocata precedentemente alla partita che stiamo analizzando da Platonov, nella Platonov Bukover giocata a Kiev nel 63. Questa partita proseguì con donna B4, donna E3, cavallo E7, A3, donna 4, Fc e 5. Esiste anche però cavallo D1, donna B4, torre C8, giocata nella Short Kasparov nella quarta partita del match mondiale PCA a Londra nel 93, che proseguì con cavallo E3, donna B4, C3, donna B4, alfiere D3, donna 4, cavallo C4, torre C7, cavallo B6, donna A3, partita che la si trova anche nell'informatore 59, numerata con 303. Quindi, dopo cavallo B1, Fischer gioca donna B4. Ora a questo punto la donna poteva andare in altre due case, non si scappa. O in A4, a cui potevano seguire sia donna E3, cavallo E7, con l'idea di riportare la donna in C6. Oppure su donna 4 potevano seguire anche la forte A3, cavallo E7, chiaramente non donna B4, alfiere D3. Donna D5, C4 e nero e bianco cattura la donna. Cavallo E7, cavallo C3, donna C6, torre F3 con l'idea di torre D3 o torre A D1, oppure ancora la spinta in F5 o saltare con il cavallo in A5. In ogni caso Spassky avrebbe avuto un forte attacco. O anche C4 era una buona mossa. Donna B4, donna E3, cavallo A5, cavallo B2. Si cambiano i cavalli, donna 4 e la donna riesce a fuggire. Su donna B2 poteva seguire A4, minacciando di catturare la donna con la manovra cavallo A3, cavallo C4. A questo punto D5
è forte perché la casa 3 adesso è invita, o anche F5 che dava gioco non chiaro, su D5 comunque per D5, cavallo B4, cavallo A3, torre C8 con chiaro vantaggio del nero. Fischer invece giocò donna B4. Spassky chiaramente non cambia le donne e inibisce a Fischer la ritirata in B6. E questa mossa contiene anche l'idea di spingere in A3 e poi di giocare cavallo C3 intrappolando la donna avversaria. A questo punto Fischer gioca l'errore che gli costa la partita. Spinge in D5. Fischer trova la diagnosi corretta, ma la cura è sbagliata. È chiaro che Fischer capisce che la sua donna è in grave pericolo, però era meglio ripiegare su cavallo E7, che probabilmente è l'unica mossa che tiene la posizione. Fischer non la vide e decide di spingere in D5. Cavallo E7, per capirci, fu una mossa giocata 11 anni dopo, nel 1983 ad Hannover, da Karpov, contro Kui Jingxuan. Allora, la partita di Karpov proseguì così. Dopo cavallo 7 proseguì con A4, che è un errore, F5, cavallo 1 di 2, F per E, C3. La partita di Karpov proseguì con C4, Karpov giocò F5, A3, donna A4, cavallo C3, donna C6, e Karpov non ebbe problemi a vincere la partita. Però su cavallo 7, la mossa più forte probabilmente è cavallo 1 di 2, o anche forte A3, donna A4, cavallo C3, su F5 può seguire 5 con gioco poco chiaro, comunque donna A4, cavallo C3, donna C6, e dopo torre AD1 il bianco ha un'ottima posizione, ha un'ottima compensazione per il pedone in meno. Quindi vedete, qua si parla di posizioni in cui il bianco cede materiale ottenendo compensi di natura, non dubbia, ma di natura, diciamo, difficile da capire, ecco, per giocatori chiaramente non di eccelsa forza. Ecco perché è una variante, a mio parere, da sconsigliare. Quindi se invece di cavallo 7 seguiva cavallo 7, allora seguiva 3, donna 4, cavallo C3, donna C6, cavallo D5, e praticamente Spassky avrebbe vinto. Interessante poteva essere la spinta in F5. Dopo E per F5, sul cavallo C3 seguiva la forte alfiere G7, E per F5, a questo punto D5 risultava forte, F per E, F5, donne 4 e nero una posizione giocabile. Quindi, ripeto, Fischer sbagliò a giocare D5, probabilmente la migliore sarebbe stata cavallo E7 o si poteva provare a giocare anche F5. Dopo D5 vedremo che Fischer cadrà subito in posizione perduta. E per D5. Cavallo E7, C4. Ecco qui, Spassky consolida il centro e mantiene salda la pressione. In 17 mosse la posizione di Fischer già scricchiola. Fischer gioca cavallo C5, chiaramente con la colonna B aperta, la rocco lungo per Fischer sarebbe un boomerang, perché la donna bianca subito penetrerebbe in A7. Ad esempio, se invece di cavallo F5 Fischer avesse giocato E per D5, poteva seguire C per D5 per rocco lungo. Ecco qui donna 7, si minaccia già torre C1 scacco, cavallo D5, torre C1, alfiere C6, chiaramente non cavallo C7 per donna 8, scacco matto, alfiere C6, torre per C6, classico sacrificio di qualità per demolire l'arrocco avversario, B per C6, alfiere per A6, l'unica è donna B7, scacco matto. Quindi la posizione Fischer è già critica e Fischer gioca a cavallo F5. A questo punto Spassky gioca una buona mossa, donna D3. Era inferiore donna F2 e con A5 Fischer si sarebbe creato contro gioco spingendo successivamente in A4. Quindi dopo donna D3 Fischer capisce che la sua posizione è critica e cerca a tutti i costi del controgioco. H4, il punto interrogativo è di Pur, di Timman e Gligorich. Ora, l'idea di Fischer è giocare tatticamente la prossima mossa allo scacco in G3, aprendo le linee contro l'arrocco bianco. Cioè, egli cerca disperatamente del controgioco, ma obiettivamente c'erano varie mosse migliori. Ad esempio, alfiere 7 era migliore. Era migliore A5 con l'idea
di spingere in A4. Non era buona invece E per D5, perché no, C per D5, alfile B5, torna per F5, alfile per E2, cavallo 1 D2, alfile per F1, torna F1, il bianco era in chiaro, sarebbe stato in chiaro vantaggio, perché è vero che ha la qualità in meno, ma il pedone passato in D5 ha un forte attacco, il re nero è ancora al centro, quindi è ingiocabile per Fischer. Migliore per lui sarebbe stata anche torre C8, e quindi o anche donna B6, non era male, anche se comunque il bianco avrebbe mantenuto un bel vantaggio. Forse interessante poteva essere arrocco lungo in questa posizione, che adesso Spassky non può entrare in A7, avendo spostato la donna dalla diagonale G1 A7. Chiaramente alfile C5 sarebbe stato un grave errore, perché dopo cavallo C3, H4, cavallo E4, Spassky avrebbe avuto un netto vantaggio. Ora a questo punto Spassky continua a giocare bene, è molto ispirato in questa partita. Gioca alfile G4, con la semplice idea di cambiare il cavallo in F5. Ora, perché, diciamo, Fischer giocò H4 in previsione della dubbia dell'errore di cavallo C3, pensando alla variante cavallo G3 scacco, H per G3, H per G3, G1, alfile C5, cavallo D4 e dopo E5 sarebbe stato in netto vantaggio. Ovviamente Spassky vide tutta questa variante, che ripeto, non è banalissima, perché sono varianti di 3 mosse e mezzo, altri 4 mosse, quindi non sono mai varianti da gran maestro. Alfile G4, cavallo D6, qua Fischer cerca un disperato tentativo di bloccare la posizione. Io perché ho detto la variante di prima? Perché è chiaro che se Fischer spinse in H4, un motivo ci sarà, non è che era stupido, perché evidentemente sperava che Spassky poteva giocare cavallo C3. Spassky invece giocò bene, giocò alfile G4 con l'idea di cambiare il cavallo in F5. Ora chiaramente Fischer non poteva farsi cambiare questo cavallo e gioca cavallo D6. Per cercare di tenere bloccata la posizione, ma lui è troppo indietro nello sviluppo, quindi non ha mosse migliori. Ora cavallo G3 sarebbe stata inutile, anzi un grave errore, perché seguiva H per G3, H per G3, e dopo alfile H3, game over, il bianco avrebbe vinto. Ovviamente non re G1, per donna per B3, A per B3, alfile C5, torre F2, C per F2, re F1, torre H1, re E2. F1 donna ed è il nero che vince, ovviamente, però comunque il bianco ha la fortissima alfile H3 che vince. Su cavallo H6 invece di cavallo D6 seguiva D per E6, alfile per E6, alfile per E6, F per E6, cavallo C3 e il bianco a posizione dominante. Ha uno scacco in G6, il re nero è ancora al centro, i due cavalli pronti per irrompere, la posizione del nero effettivamente fa pena, quindi ingiocabile. Ora, dopo cavallo D6, Spassky gioca la tranquilla cavallo 1 D2, sviluppa un altro pezzo e rinforza il controllo sulla casa C4. Ovviamente Fischer giocò cavallo D6 anche per cercare di guadagnare il pedone C4. Spassky gioca la mossa forte cavallo 1 D2, infatti io ho già dato vantaggio decisivo qui al bianco, perché su D per E6 seguiva F per E6, donna di scacco di E7, in qualche modo il nero avrebbe avuto un po' di respiro. Dopo cavallo D1, D2, Fischer sbaglia, ma a questo punto c'è poco da dire, non ha mosse che possono salvarlo. Gioca F5, il punto interrogativo è di Timman e Gligoric. Ora, Fischer gioca F5 per evitare i cambi in E6, che eliminerebbero lo scudo difensivo della già precaria posizione del re nero, quindi però a questo punto ripeto non c'è nulla di meglio, perché su E per D5 seguiva alfile per D7, re per D7, donna per D5 e cala il sipario. Dopo F5 Spassky gioca, secondo Gligoric, la forte mossa A3. A questo punto la sorte di Fischer è segnata. Lui giocò donna B6, vediamo, su donna A4 segue cavallo C5, donna A5, cavallo per D7, Spassky avrebbe un attacco molto forte. Oppure invece di cavallo C5 si può giocare anche donna C3. Sia cavallo C5 che la minaccia della presa in H8 danno un netto vantaggio al bianco, come ad esempio nella variante torre G8, se nero decide di salvare la torre, cavallo C5. Fischer quindi gioca
donna B6, e a questo punto Spassky comincia a irrompere proprio nella posizione, penetra in una maniera impere con C5, una spinta energetica incredibile, non sta dando alcuna tregua a Fischer. Qui, vabbè, fa la forchetta. Ora, la donna si deve spostare. Su donna 7 seguiva molto semplicemente C per D6, F per G4, D per E6, alfiere per E6, F5 con vantaggio decisivo del bianco. Oppure su donna D8 seguiva semplicemente alfiere F3 con ancora vantaggio decisivo del bianco. Fischer giocò donna B5, ovviamente ripeto, al bianco non conviene cambiare le donne in questa variante, a meno che ovviamente non ci sia una variante nettamente vincente. Spassky gioca donna C3, si minaccia sia la torre H8 che la spinta in A4 che guadagna la mossa nera. E qui a questo punto Fischer va in panico, non sa più cosa fare e decide il tutto per tutto, sacrificando la donna per cercare un attacco. Da questo punto di vista non si può biasimare, perché è chiaro che in questi casi, più che rassegnarsi a una lenta agonia, meglio cercare un qualche controgioco, sperando che magari l'avversario si impaurisca e sbagli qualcosa. Quindi, Fischer gioca F per G4, su torre G8 seguiva A4, per esempio alfile G7, cavallo a D4, alfile per D4, non D4, per A5, C per D6 e non avrebbe cambiato le cose. Oppure torre G8, poteva seguire anche cavallo D4, alfile G7, cavallo per B5, il bianco guadagna pulito un pezzo. Oppure su torre H7 seguiva 4, alfile G7, cavallo D4, alfile per D4, una per D4, una per C5, alfile F3 e il bianco ha praticamente vinto. Quindi su F per G4 ovviamente Spassky se la prende la donna. Gioca A4, è più forte persino della presa in H8 questa mossa. Fischer chiaramente si rassegna per la donna e cerca il tutto per tutto. Non può giocare donna 2 perché se qui torre A è 1 la donna comunque entra. Allora gioca H3, B5, H per G2, scacco, chiaramente Fischer apre il gioco per sperare un qualche attacco, Re per G2, torre H3 minaccia la donna C3, donna F6. Ora a questo punto Fischer poteva tranquillamente abbandonare, tutte le varianti lo danno perdente. Lui gioca cavallo F5, ma anche su alfine 7, donna G7, cavallo F5, donna G8 scacco, vince, o anche su torre H6, donna G5, torre G6, donna E5, cavallo per B5, F5, alfile G7, F6, alfile H6, D per E6, alfile per E6, C6, D per C6, torre per A6, vabbè, si può proseguire con torre per A6, donna B8, torre D7, cavallo C5, scacco matto, cioè praticamente Spassky ha tutto in questa variante. Comunque Fischer gioca cavallo F5. Spassky gioca ancora una volta la mossa migliore, C6. Qui Fischer avrebbe dovuto è potuto abbandonare senza nessun problema, perché la posizione è chiaro che per lui è catastrofica. Si dimostra, devo essere onesto, poco rispettoso nei confronti del campione mondiale in carica, perché giocare simili posizioni a livello di campionato del mondo è ridicolo e il fuori classe americano non fa di certo una bella figura continuando a giocare questa posizione. Ora, Fischer non abbandonò, ebbe il coraggio di giocare a file C8 e vedendo eseguire questa mossa il pubblico cominciò a rumoreggiare e a fischiare per la testardaggine del nero nel voler continuare a giocare questa partita, consentite questo schifo di partita in cui si è ridotto, e fu solo l'intervento dell'arbitro, che era il gran maestro tedesco Lothar Schmidt, ristabilì la calma nella sala. Su cavallo 3 seguiva semplicemente di G1 e il nero non ha più nulla. Oppure B per C6 segue D per C6, alfile C8, B6, già si vede questi due pedoni fanno vincere nettamente a bianco, quindi c'è poco da analizzare. Alfile 7, B7, addirittura il bianco si può permettere anche di dare la donna in questa variante. Torre B8, donna E5, alfile B6, donna C5, e vabbè, si prosegue, ma penso sia vergognoso continuare una partita del genere. Dopo alfile C8, Spassky completa il lavoro con D per E6, F per E6, torre F1, alfile 7, torre per E6, e qua finalmente Fischer si decide ad abbandonare. Ora su alfile per E6 seguiva semplicemente
donna, Peresei, minacciando sia la cattura del cavallo F5 che donna G8, quindi cade la torre H8. Se cavallo H6, chiaramente cavallo E3, Rg1 non dà niente al nero perché segue Rf8, C7 e vince tranquillamente il bianco perché il predone va a promozione perché è protetto dalla donna, è scortato dalla donna in E6. Su cavallo H6 vince semplicemente, quindi su cavallo H6 vince semplicemente torre E1 perché l'alfiere 7 è inchiodato. Ora, vabbè, come tempo più o meno siamo uguali. Il bianco ha dovuto 1 ora e 49 minuti e Fischer 1 ora e 44. Ora, alcuni commenti di gran maestri. Partita fantastica fu il commento di Jerry Gligoric, mentre Larsen, che fu distrutto da Fischer con un 6-0 senza patte nel secondo turno di qualificazione, disse che fu una vittoria ben meritata da parte di Spassky anche per l'antipatico comportamento di Fischer. Ora, naturalmente, questa affermazione in parte è sicuramente dovuta al fatto che Larsen non digerì per nulla l'umiliazione che gli diede l'americano, 6 vittorie in 6 partite. Però, diciamo, c'è da dire onestamente che la fine della partita ha visto, a parte vabbè, il fatto di voler giocare in posizione super perduta, ma subito dopo questa sconfitta, Fischer non si congratulò con Spassky, ma scappò letteralmente via dalla sala, quindi non fu una bella cosa per un grande giocatore di scacchi. E vedendo la scena, cioè vedendo Fischer scappare letteralmente dalla sala, nel grande salone del Palazzo dello Sport, si sono avute palesi manifestazioni di entusiasmo, con gride di bravo Spassky da parte di tutti i 3.000 spettatori in piedi che applaudirono appunto Spassky, vincitore di questa partita. Ora, dopo questa sconfitta, Fischer non si cimentò più in questa variante, anche se ne avrebbe avuto la possibilità se avesse voluto. Infatti, nella quindicesima partita non giocò la variante del pedone avvelenato, ma giocò quella tranquilla alfiere 7, come abbiamo visto all'inizio di questo video. E a mio parere è interessante notare un piccolo aspetto sulla vittoria del match di Fischer. Chiaramente è chiaro che Fischer credeva nella bontà della variante del pedone avvelenato per il nero, solo l'ha dimostrato nella sua lunga carriera. Ma è chiaro che non è una variante perdente per il nero, ci mancherebbe altro, l'avete visto, l'ha giocata anche Kasparov, l'ha giocata Karpov. Il punto è che dopo questa sconfitta lui non si incaponì su questa variante, ma la abbandonò. E questo è sinonimo di saggezza, c'è poco da dire, come si deve parlare male di Fischer in alcuni casi, è anche giusto elogiarlo da un punto di vista prettamente scacchistico, perché lui dimostrò una saggezza ed una pragmaticità ad un livello elevatissimo, cioè gli ragionò con la testa, non con il cuore. Basta vedere le varianti che lui adottò durante tutto il match, di cui ripeto, non voglio parlare, voglio solo dire che Fischer ha vinto il match mondiale usando gli scacchi, giocando con la testa, non con il cuore. Se avesse scelto il cuore, probabilmente avrebbe riproposto questa variante a Spassky, anche non fosse altro per dimostrargli la bontà della variante, invece giustamente non lo fece e si conquistò il titolo di campione del mondo. Quindi, concludendo, ripeto, questa variante è una variante molto complessa. È una variante, diciamo, per giocatori forti, per giocatori che amano i tatticismi e che sanno veramente giocare a scacchi, cioè che ne capiscono di scacchi. È complessa, ci sono miriadi e miriadi di varianti, dove un piccolo errore può far pendere la bilancia da una parte e dall'altra. Spassky, probabilmente la mossa che gli fece vincere la partita fu cavallo B1, perché fu una novità teorica, dopo la quale Fischer non riuscì a trovare il bandolo della matassa e a trovare la strada migliore sulla scacchiera, nonostante, ripeto, la mossa di Spassky, per quanto bella, buona e forte, non è una mossa decisiva e vincente come vollero far credere alcuni commentatori dopo la partita. E quindi, diciamo, dopo cavallo B1, Fischer, giocando donna B4, niente da dire, dopo donna E3 non doveva proseguire con D5, ma doveva proseguire con cavallo
Esette, che poi fu la mossa che giocò 11 anni dopo Karpov, composizione diciamo tenibile. Se non vi piace cavallo E7, per chi diciamo vuole studiare questa variante, dovete studiarvi F5, che sembrerebbe essere una buona mossa, una mossa quantomeno interessante. Quindi, sperando insomma che questo video a colui che mi ha chiesto di commentarlo sia piaciuta, chiaramente lo invito, lui e chiunque, a darmi critiche anche sui miei commenti a questo video. Quindi, sperando che vi sia piaciuta, io vi saluto cordialmente. Arrivederci.